Bentrovati in questo nuovo video e bentornati su questo canale. Oggi voglio tornare a parlare di post-produzione. È un po' che non vado a mostrarvi l'editing completo di una fotografia all'interno di Lightroom e quindi quello che voglio fare oggi è mostrarvi il workflow completo all'interno di Lightroom, ma come dico sempre vale anche interamente per Camera Raw, di una lunga esposizione che ho realizzato a Porto Venere. Vi voglio spiegare tutti quanti i vari dati di scatto e ovviamente andare a correggere i piccoli errori presenti che purtroppo non ho potuto evitare quando ero sul campo. Vi farò vedere anche come andare a correggere l'eventuale presenza di linee cadenti che comunque non giovano alla fotografia finale e oltretutto come andare a tappare all'interno di Photoshop i buchi in maniera estremamente rapida. Quindi ora non perdiamo altro tempo, andiamo subito al computer per cominciare con il lavoro. Cominciamo parlando quindi dei dati di scatto. Come vedete qui in alto sotto l'istogramma ho utilizzato, partendo dalla lunghezza focale, 24 mm. Non ho voluto utilizzare un ultra grandangolo in questo caso perché ho voluto eliminare una serie di elementi di disturbo presenti nella parte di sinistra, come delle canne e anche una pianta che sbucava dall'angolo in basso. Quindi ho scelto questa lunghezza focale per andare a semplificare la composizione e far sì che l'attenzione andasse a finire solamente su quello che mi interessava realmente. Per quanto riguarda gli ISO, ovviamente essendo stato su treppiede ho tenuto il valore nativo più basso, ovvero ISO 100. Ho utilizzato F14 per avere la certezza che tutto quanto fosse perfettamente a fuoco. Se avessi scattato a 16 mm probabilmente mi sarei potuto anche fermare a F11, ma qui per un discorso di maggiore sicurezza, per avere la corretta profondità di campo, ho preferito chiudere ulteriormente un pochino. Tra l'altro, essendo andato a chiudere maggiormente il diaframma, ho potuto anche allungare notevolmente i tempi. Infatti, come notate, sono riuscito ad arrivare a 165 secondi di tempo di scatto, in quanto ho utilizzato contemporaneamente un filtro polarizzatore, un filtro ND64 e poi un filtro GND medium da 3 stop per andare a recuperare e bilanciare il cielo. Quindi, fatta questa panoramica, passiamo subito all'editing all'interno del pannello base. Ma prima andiamo a correggere molto brevemente la distorsione, quindi andiamo a attivare la correzione del profilo e a rimuovere anche eventualmente la presenza di aberrazione cromatica. Andiamo a migliorare i dettagli. Tra l'altro, su questo pannello ho fatto un video dedicato che vi lascio qui in alto a destra nel caso in cui voleste approfondirlo ulteriormente. E poi finalmente trasferiamoci nel pannello base. Qui prima di tutto voglio andare a alzare l'esposizione globale della scena, quindi la vado a aumentare di circa uno stop e contemporaneamente però vado a abbassare un pochino le luci per avere un gradiente più morbido nella parte alta del mare. Vado anche a alzare leggerissimamente le ombre per andarle a rendere maggiormente leggibili, ma senza andare a sacrificare il contrasto presente nel mare e ovviamente nel terreno. Vado ad alzare leggermente anche i neri, dando un più 5 circa, perfetto, e vado infine a aumentare leggermente la vividezza per avere dei colori belli carichi, però non troppo saturi. Come vedete, questa fotografia è estremamente fredda da un punto di vista del bilanciamento del bianco e anche una piccola dominante magenta, quindi vado a scaldarla prima di tutto, inserisco un 6250 come temperatura e vado a abbassare la tinta da 8 a 4. In questo modo quindi vado a recuperare un pochino di colori più naturali rispetto al momento in cui ho scattato. Prima di passare a lavorare nel cielo e quindi riportarlo a una corretta esposizione in modo che possa anche giovare maggiormente al look finale della foto, voglio andare a raddrizzarla perché mi pare penda leggermente, quindi vado a prendere lo strumento apposito e lo vado a sovrapporre all'orizzonte. Rilascio e premo su invio. Perfetto. A questo punto quindi mi trasferisco nel filtro graduato, vado a crearne uno con esposizione completamente negativa e vado a dare circa un meno 1 stop. Ovviamente poi questo è un valore che va aggiustato nel caso più tardi. Comunque lo vado a trascinare in questo modo dall'alto verso il basso e comincio facendo un filtro molto morbido, vedete, un filtro completamente sfumato. Tra l'altro, se notate, il cielo non è perfettamente uniforme, infatti qui in alto a destra ho una zona più brillante, quindi ne vado a fare un altro in diagonale giusto per andare a bilanciare la differenza di esposizione e ne faccio ancora un altro
in questo modo, in modo da avere una cosa in pratica perfetta. 0,92 in questo caso è troppo, quindi lo alzo di nuovo leggermente e direi che ci siamo. A questo punto faccio ancora un altro filtro graduato, abbassando di poco l'esposizione e andando a abbassare invece leggermente di più le luci, e vado a fare un filtro così, in questo modo, quindi in modo da scurire meglio tutta quanta la parte del cielo e recuperare perfettamente tutti quanti i colori presenti nelle zone più calde. Forse un meno 23 è troppo, lo vado a portare a circa un meno 15. Quindi guardate il prima e il dopo aver utilizzato i filtri graduati. Direi che la differenza è enorme e consente a questa fotografia di avere un maggior interesse anche nella parte più bassa. Adesso è arrivato il momento di andare a lavorare sulla prospettiva di questa foto. Infatti, come vi ho accennato a inizio video, come notate, essendo stato in alto e avendo dovuto puntare la macchina verso il basso, ho inevitabilmente introdotto le famosissime linee cadenti, che però in questa fotografia in particolare non vanno a dare un valore aggiunto. Quindi vado nel pannello trasformazione e vado a portare a un valore positivo la correzione verticale finché non sono soddisfatto. Direi che quindi con un più 20 ce la siamo cavata alla stragrande. L'unico problema qual è? Il problema è che questo strumento va a introdurre nella fotografia questi bordi bianchi. Quindi ora comincio facendo un piccolissimo ritaglio, andando a sacrificare leggermente la parte bassa in questo modo e leggermente la parte alta. Mi vado a allineare in maniera perfetta con questo pezzetto di palmaria di isola che sta sbucando e poi mi trasferisco all'interno di Photoshop per mostrarvi efficacemente come andare a tappare prima di tutto questo buco completamente bianco e poi come andare a rimuovere efficacemente le macchie e alcuni elementi di disturbo. Quindi facciamo tasto destro, modifica in e vado come sempre a lavorare in TIFF, in quanto per quanto riguarda l'aspetto del RAW ho terminato. Come dico sempre, quando si lavora in Photoshop e si vogliono fare dei lavori, delle modifiche a un file fatto di pixel, bisogna andare a duplicare il livello di base. Quindi lo andiamo a duplicare in modo da avere una copia di backup sempre disponibile. Ora dobbiamo andare a fare una selezione di questo buco vuoto. Quindi andiamo a prendere lo strumento bacchetta magica, andiamo a cliccare su questo buco e andiamo poi a espandere un pochino la selezione. Quindi andiamo su selezione, modifica, espandi e diamo un raggio di 10 pixel. A questo punto andiamo su modifica, riempi e andiamo a selezionare in base al contenuto come contenuto. Lasciando tutto intatto premiamo su ok e voilà. In questo modo quindi sono andato a tappare perfettamente in maniera estremamente realistica il buco nel cielo e sono andato contemporaneamente anche a correggere la prospettiva, cosa estremamente importante per avere una rappresentazione più realistica di quello che abbiamo fotografato. L'unico errore che noto è qui in alto nel cielo, quindi vado a prendere lo strumento lazzo, ci disegno una piccola selezione intorno e nuovamente faccio modifica, riempi, in base al contenuto. E voilà! Adesso procedo con la rimozione nello stesso identico modo di altri elementi di disturbo o di cose che non sono incluse completamente nella scena. Ok, perfetto, quindi sono andato a tappare i buchi, come vi ho già accennato, sono andato a rimuovere alcuni elementi di disturbo come il rametto qui in basso, un paio di sassi qui sulla sinistra, sono andato a correggere un piccolo errore che avevo compiuto in fase di ritaglio precedentemente sulla torre qui sulla sinistra e sono andato poi a togliere anche le persone presenti lì in basso andando a rifinire il tutto leggermente con il timbro clone. Adesso non mi resta che andare a rimuovere le macchie di sporco presenti nella fotografia e lo sviluppo in pratica è terminato. Per andare a rimuovere le macchie vado su filtro, filtro camera raw e vado poi a usare banalmente la rimozione macchie, attivando anche il visualizza imperfezioni e avendo un po' di pazienza perché purtroppo avevo i filtri veramente veramente sporchi. Ho finito, quindi premo su ok e ecco fatto che la mia fotografia in sostanza è terminata.
Posso fare un'ultimissima cosa, un piccolo trucco che vado ad utilizzare per aumentare ancora un filo il contrasto senza bruciare le parti più brillanti e senza andare a chiudere troppo le ombre, e utilizzo il TM Panel per questo. Vado a fare una selezione dei mezzi toni, vado ad applicarla a un livello di valori tonali, vado a potenziare un pochino il punto del bianco in questo modo e vado a abbassare leggermente i mezzi toni in questo modo. Così riesco ad avere un contrasto ancora più potente per quella che è la mia immagine e quindi andare a migliorare ulteriormente il senso di controluce e di tridimensionalità della mia immagine. Quindi comunque questo è il risultato finale e siamo partiti da un file iniziale di questo tipo. Direi che la differenza è veramente abissale. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero che la foto vi piaccia e che ovviamente vi piaccia anche l'evoluzione che ha avuto dall'inizio alla fine. Fatemi sapere come sempre se avete dei dubbi, delle domande, delle proposte per nuovi video da pubblicare in futuro e mi raccomando iscrivetevi al canale attivando anche le notifiche con la campanella per non perdervi tutti quanti i video che usciranno in futuro in quanto vi arriverà una notifica. Detto ciò non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento. A presto!